se n'è andata in punta di piedi, in solitudine, nella sua casa viterbese di Acqua Pendente, dove si era stabilita dopo aver vissuto per oltre 40 anni in Spagna. Era nota alle cronache come l'ultima figlia segreta di Mussolini. 99 fulgide primavere vissute all'insegna di schegge di memorie, narrate nel libro Il chiodo a tre punte, e della passione per la pittura. La vediamo in questo autoritratto che ha donato al professor Antonio Pantano, massimo studioso italiano del poeta Ezra Pound. Madre, da Mussolini appena eletto deputato, a vedere di aiutare il marito che era in prigione perché era stato un attivista fascista ed era stato messo in prigione. Ovviamente, essendo una bella donna, e avendo frequentato 2, 3, 4 volte l'ATA, poi questa bambina seppe all'età di 17 anni di essere figlia di Mussolini. La madre andava tutte le sere con una persona lontana. Piano, questa persona è tuo padre vero. Il duce non la riconobbe, ma nel corso degli anni giammai fece venir meno il suo affetto per Elena. Egualmente può dirsi di lei, giacché si arruolò come ausiliaria volontaria nella Repubblica Sociale Italiana, dove collaborò intensamente con il segretario del Partito Fascista Repubblicano, Alessandro Pavolini. Elena seguì Mussolini fino a Dongo, dove il duce fu catturato dai partigiani, le medesime squadracce sanguinarie che, dopo averla picchiata selvaggiamente, la tennero reclusa per 5 mesi. Gli italiani poi che abbiano fatto queste cose. Insieme ai partigiani e ai combattenti per la libertà, vi furono molti che si voltarono dall'altra parte. Ma è meglio che non parli, guardi. Non fummo tutti noi italiani brava gente. Siamo stati dalla parte dei vinti, ma mica per questo io devo ammettere che io c'avevo torto. Io, per come la pensavo, c'avevo ragione. In guerra c'è chi vince e chi perde. Noi abbiamo perso. Ci sono tante cose di cui mi devo pentire, per carità, e me ne pento quotidianamente, ma non della mia scelta di Salò. È stata l'unica scelta che potessi fare, non è che per me si sia posto il problema di andare dalla parte opposta, non era concepibile. Noi ci credevamo. Io non mi riconosco della liberazione. Non mi pento di aver aderito alla Repubblica, non c'era altra strada per me. Quello per me era l'Italia, quello per me era la patria, quella assomigliava a tutto il mio senso anche dell'avventura, della vita.